Amici di YouTube, bentrovati in questo nuovo video. Questa sera vi presenterò il fumetto numero 310 della collana Juice di Diabolik, L'enigma dei quadri. È uscito il 20 marzo del 2020. Ma prima di leggervi la trama, voglio salutare un grande fan e appassionato di Diabolik e collezionista, Paolo Cerreta da Roma. Ciao Paolo e buona visione con questo video. Poi voglio sponsorizzare il canale di mio nipote Nicola Junior. Molti di voi che già mi seguono da tanto tempo li avranno già conosciuti perché sono stati presenti in alcuni miei video. Proprio questa sera Nicola ha pubblicato un nuovo video. Il suo canale si chiama XBit e c'ha 146 iscritti e 84 video all'attivo. Quindi potete andare sul suo canale digitando XBit. Sono stati un po' fermi perché sono dedicato allo studio, ma in questo periodo di quarantena forzata hanno anche un po' di tempo per registrare nuovi video. Quindi se vi fa piacere potete passare anche sul suo canale. Allora, come vi dicevo, l'enigma dei quadri. In copertina c'è un uomo a terra e si vedono alcuni quadri. In fondo c'è Diabolik. Nel retrocopertina abbiamo Lucia. Questo fumetto, la storia è di Angelo e Luciana Giussani e i disegni sono di Zaniboni, Paludetti e Fiumali. In allegato a questo fumetto c'è anche un omaggio, un volumetto di 16 pagine con una copertina bellissima disegnata da Enzo Facciolo, dal maestro Enzo Facciolo. I testi di questo volumetto di 16 pagine sono del direttore Mario Gomboli e i disegni sono sempre di Enzo Facciolo. Sono dei disegni bellissimi e una storia breve ma molto avvincente. Volevo ricordarvi che questo volumetto è in omaggio, quindi sempre allo stesso prezzo di 2,80 euro c'è sia l'enigma dei quadri che il volumetto. Magari in qualche edicola c'è ancora qualche copia disponibile, ma nella mia edicola già sono esauriti. Che cosa parla l'enigma dei quadri? Dei quadri dipinti da un carcerato potrebbero risolvere il mistero di un corposo bottino scomparso. In molti lo cercano, ma è quando Diabolik che entra in gioco che la competizione si fa davvero spietata. Veramente è una bella storia, infatti è una delle poche storie, eccolo, è una delle poche storie dove non ci sono ricchi, ma ci sono solo alcuni ladri di piccoli bottini. Però questo bottino è veramente ingente ed è proprio nascosto in questi quadri. Ci sono degli indizi in questi quadri proprio per trovare il bottino. Bene amici, se questo video vi è piaciuto fate pure i vostri commenti e ricordatevi XBit, il canale di mio nipote Nicola. Ciao a tutti da Nicola Corvino e a risentirci al prossimo video.